Le fonti Pocket News, solo sulle fonti TV, questo spazio di approfondimento che in periodo di Covid-19 e non solo è diventato ancora più importante, è diventato uno spazio ad hoc per dare voce a categorie di professionisti che naturalmente vogliono mettere in risalto e vogliono evidenziare quello che è stato questo anno 2020 per tutti. È stato per tutti un anno difficile, io lo ripeto sempre perché altrimenti sembra quasi che si faccia anche differenza tra un lavoro e l'altro, tra una professione e l'altra. Però è anche vero che occorre, parlare di alcuni settori che magari sono meno sulla bocca di tutti, possiamo dire in questo modo, o magari sono settori e mestieri che sembrano marginali, ma che non lo sono. Fondamentalmente perché, anche questo sembrerà banale, ma io ci tengo particolarmente, parliamo sempre di persone che in un anno hanno visto dimezzare, se non di più, la loro entrata a livello economico e finanziario. Allora, lo vedete dal nostro titolo di questo approfondimento, Covid-19 e fotografia. I titoli nostri, di questi nostri spazi, sono sempre abbastanza tranchant, abbastanza improvvisi, no? Arrivano improvvisamente perché è quello che vogliamo suscitare noi, un'intera stagione cancellata. Parliamo in generale del settore degli eventi, che è stato super penalizzato perché naturalmente non si può vedersi in presenza, a volte bisogna limitare addirittura il contatto tra due persone, figuriamoci quando parliamo di eventi che raggruppano tantissime persone. La fotografia è direttamente collegata anche a questo settore, anche se poi ha mille altre sfaccettature, però è indubbio che è stato un anno decisamente no. Io ho il piacere di avere con me Alberto Mori, che è un fotografo, molti di voi sicuramente lo conosceranno, un fotografo di moda, ma non solo. Ciao Alberto, grazie per essere qui con noi. Ciao Manuela, grazie mille dell'invito, è un piacere avere l'opportunità di parlare in questo vostro spazio. Ecco Alberto, ovviamente in questo momento diventi un po', per così dire, il portavoce di tanti tuoi colleghi che quest'anno sono rimasti un po' fuori dai giochi. È esagerato dire, partiamo così, poi dopo andiamo ad approfondire tutti i punti, che un'intera stagione, se parliamo di fotografia, è stata cancellata. Ma ecco, cancellata sì, è la parola forse giusta, nel senso che i servizi fotografici, ecco, parlo per chi magari non è tanto esperto, riuniscono sicuramente un discreto gruppo di persone, soprattutto la moda, la pubblicità, più poi i servizi sono importanti, più sono portati avanti da un team, quindi non c'è una barra due persone. Ecco, forse lo still life, ancora lo still life vuol dire la fotografia di oggetti, a volte essendo più semplice c'è meno personale magari in studio, è possibile farlo anche da soli a volte, eccetera. Però ecco, parlando diciamo del grosso della fotografia, dei grandi numeri, sicuramente ecco, la fotografia di moda e di pubblicità, ma poi dove bisogna fotografare persone. Quindi avendo proprio questo contatto con le persone, la fotografia è stata penalizzata. Sicuramente ci sono altri lavori, altri mestieri che si possono fare dalla casa, si possono fare in smart work, insomma. La fotografia purtroppo bisogna esserci fisicamente perché si è testimoni di una realtà, che sia privata o pubblica, e quindi bisogna potersi muovere, bisogna che si possano muovere gli altri, quindi un'equipa, addirittura un team, tante persone che lavorano magari al chiuso, in uno spazio ristretto. E quindi questo sicuramente in un periodo Covid ha penalizzato moltissimi lavori. Diciamo che se parlo di quello che ho fatto io, beh, su 100 che si poteva fare, quest'anno se si è fatto 5, Ah, para 10, urca, 80. urca. Io ho detto infatti dimezzati, ma qui siamo proprio a livelli. Allora, ancora di più, mi confermi Alberto che la parola cancellato è quasi giusta, perché insomma, 5 parliamo davvero di bricioline. Peraltro, ecco. Sono d'accordo con te, ma premetto poi una cosa, una premessa che ci vuole. Il mio settore, che insomma il Covid è la secchiata che ha fatto traboccare il vaso, non la goccia, la secchiata che ha fatto traboccare il vaso, perché la fotografia ha subito, diciamo, di conseguenza e di riflesso la crisi delle imprese dal 2013 in poi. E quindi chiaramente ci siamo trovati un po' tutti a essere tagliati via dai budget, e quindi la pubblicità e di conseguenza l'editoria e di conseguenza tutto il resto, perché come tu sai meglio di me, la pubblicità paga ormai tutto, qualunque spettacolo, qualunque evento, gran premi, concerti, chiaramente anche servizi fotografici, video, e insomma tutto quello che si vede in televisione. Se non c'è uno sponsor oggi non si può fare niente.
Quindi questa crisi delle imprese, che ormai si protrae da tanti anni, in generale ha tagliato già via prima grandissima parte di lavori della fotografia e di video commerciali. Certo. Ma oggi, ecco, il Covid veramente è quel qualcosa in più che ha segato completamente le gambe anche alla possibilità di una ripresa del settore. Certo, ma infatti quante volte abbiamo parlato del settore degli eventi, proprio di come il settore degli eventi sia una vera e propria, cioè che ci sia una filiera dietro, no? Che comprende anche fotografi perché poi fotografi ciascuno ha la sua peculiarità, la propria professionalità, quindi chi fa moda, però chi segue magari appunto le fiere, chi segue i matrimoni, chi segue eventi di qualsiasi tipo, eventi aziendali. Ecco, pensate con la cancellazione degli eventi, quante figure professionali sono andate smarrite? Uso questa espressione. In più, Alberto, quindi questo è un aspetto che sicuramente è quello più importante, però c'è anche l'aspetto più da studio, perché tu dici, per esempio, tu sei un fotografo di moda, no? Quindi eri abituato a lavorare, che so io, con agenzie di moda che ti mandavano modelle, piuttosto che case di moda che ti mandavano. Io lavoravo soprattutto per gli imprenditori, ho sempre lavorato per gli Ok. imprenditori, cioè quelli che producono beni o servizi, che sia Certo. moda, che siano Sì, culloni, gioielli. perfetto, perfetto. Ecco, però il senso non cambia, nel senso che il mio discorso voleva arrivare lì, dico però perché è stato penalizzato tanto anche quell'aspetto che non ha a che fare con grossi eventi con tante persone? Intanto perché gli imprenditori hanno congelato un po' tutto, no? Perché hanno detto aspettiamo di vedere cosa succede, se poi Brava. è esatto, e quindi Da loro dipendono tutti gli eventi, perché appunto. gli eventi sono fatti dagli imprenditori, dalle grandi aziende, eccetera. Esatto, in più credo che ci sia anche la variabile della paura, no? Perché mi metto, non so, una persona dice ma io devo andare in uno studio con magari il fotografo, la truccatrice, seppur magari con uno staff ridotto di persone, però con altre persone che non si conoscono e quindi magari si evita anche per quello, quindi ci sono più fattori che portano poi alla Sicuramente. penalizzazione totale, è Infatti corretto? il clima della paura è sicuramente l'ostacolo più grande, perché anche quando poi diciamo, i DPCM governativi hanno lasciato, diciamo così, lavorare in certi mesi, in realtà la gente non usciva di casa lo stesso, o comunque evitava di fare quella collaborazione, quel lavoro che giustamente avrebbe visto presente in un gruppo di persone al chiuso. Insomma, ecco, io capisco che il Covid sia sicuramente una realtà, però mi sembra che oramai la paura ha preso il sopravvento e insomma si grida alla tragedia e all'allarmismo un po' eccessivo. Sappiamo quali sono le categorie a rischio, sappiamo che i giovani si ammalano meno. Secondo me, ecco, un po' bisognerebbe lasciare uscire le persone e lavorare, anche perché il danno più grave può essere sicuramente l'arresto di un'economia e non certo la morte di un po' di persone anziane o malate, che sono sicuramente una cosa grave e immagino il dolore di tutti i loro cari, però l'economia va avanti con l'altro 90% della popolazione e quindi non so come dire, mi sembra che è un po' da registrare in questo senso la situazione, cioè lasciare spazio al lavoro, perché sennò sarebbe anche peggio, cioè bisogna decidere se morire di fame o di Covid, ecco, No, diciamo diciamo così. che sarebbe l'ideale, no, perché questo lo sai anche tu meglio di me, però sono assolutamente punti importanti e delicati. Diciamo che bisogna saper dosare bene le due cose, perché altrimenti non abbiamo. Senz'altro, No, 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 ma lo è so, io proprio un specifico. equilibrio, brava, Esatto, è proprio un l'equilibrio. equilibrio e non questo estremismo di negazionisti o favorevoli No, no, totali. no, 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 cioè, certo, no, no, ma gli eccessi Diciamo non vanno mai che. bene, gli eccessi non vanno mai bene e Bravissima, anzi, bravissima. visto che appunto il negazionismo non va mai bene, ma neanche dalla parte opposta, lo diciamo, hai fatto benissimo a usare questa parola perché qui non esistono spazi dedicati Nella via di mezzo a potremmo quei due trovare una aspetti. soluzione, no? Nella via di Esatto, con il mezzo. confronto, ma soprattutto guarda, con il confronto attraverso proprio riflessioni che arrivano da più parti, no? È sempre la cosa migliore, perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno e soprattutto è una cosa che è capitata Chiaramente, talmente cioè, improvvisamente. c'era quella vecchia storia, no? Che bisognava salvare, com'era, capra e Capre cavoli, no? cavoli, sì, esatto. Insomma, è un po' quella situazione. Non si può perdere nessuno dei due, perché alla fine è disumano in entrambe le situazioni. Però l'economia, ricordiamoci, è quella che tiene su anche le cure mediche.
No, no, certo, tutto collegato. Peraltro tu mi hai già risposto a una domanda che ti avrei fatto, quindi poi ne unisco un altro spunto. Cioè, io ti stavo proprio chiedendo dopo il primo lockdown che cosa hai notato, se comunque avete potuto tornare a lavorare un po' come prima o se nulla è stato più come prima, e ti chiedo anche se credi che si potrà tornare come prima, oppure se questo periodo di restrizioni di Covid, di paure, lascerà dei riflessi ancora per molto. Domanda 1. Unendolo al fatto che dopo il primo periodo di lockdown, con la riapertura, tutti i professionisti, quindi anche tu che hai uno studio fotografico, hai dovuto, immagino, affrontare delle spese di un certo tipo proprio per la sanificazione, per ecco, e quindi cos'è accaduto dopo il primo lockdown e come pensi che si potrà guardare adesso in avanti? Sì, ma il primo lockdown è stato di un totalitarismo che non si è riuscito a fare niente. Non appena finito si è riuscito a fare qualcosa. Io mi ricordo che ho fatto qualche scatto di still, qualche ritratto, ma tutto molto in sordina. E poi è arrivato luglio-agosto dove la gente era già abbondantemente in vacanza. Quindi fino ai primi di settembre si è fatto poco o niente. La moda, come al solito, a settembre dà una svegliata al settore. Le fiere sono state rimandate, quindi lì si è ricaduto tutto nel nulla a ottobre, poi è riscattato il panico, eccetera, eccetera. Cosa posso dire? Io considero che la vita vincerà sempre, la vita vera, quindi la vita dell'essere umano con tutte le sue funzioni, il suo lavoro, eccetera, eccetera, vincerà sempre. In questo momento sembra vincere la mediocrità, la stupidità anche. Di chi è del popolo, ma anche di chi è nel governo, cioè in qualcosa di nuovo che ci siamo trovati così all'improvviso, che neanche i medici sapevano cosa fare, e quindi hanno creato tutta una sanità al momento che non si sa se funziona o meno, tutto in un clima di tanta incertezza. Beh, adesso bisogna, diciamo così, serrare i ranghi e portare avanti, secondo me, le cose più importanti, che sono il lavoro. Certo. Grazie a quello, grazie all'economia creata dal lavoro, si possono risolvere i problemi. Senza quello, chi ha voglia di correre negli altri paesi a chiedere i soldi, anche loro avranno i loro problemi. Vabbè, anche E perché è non un problema solo. mondiale, cioè, quindi non è che ci Esatto, si un problema mondiale, scappa. non è che possiamo andare su un altro pianeta a chiedere i soldi. No, 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 almeno Quindi per ora non tutti. sappiamo dell'esistenza di questa possibilità, magari, però, allora, quindi tu dici, abbiamo commesso degli errori anche perché non si conosceva il fatto, adesso però non possiamo più sbagliare, è questo che stai Bravissima, dicendo? cioè adesso l'economia è quella che può pagare tutti, anche il vaccino, a meno che non facciamo tutti l'elemosina da qualche grande paese, diventando una succursale di provincia e abbastanza anche ridicolizzati, e di qualche paese più potente che ha economie più solide e può affrontare questo momento, grazie alle Ma economie che sì, hanno, certo. possono affrontare questo problema in una maniera più soddisfacente, efficace e probabilmente di successo. Alberto, la vostra categoria, ovviamente parliamo di liberi professionisti nella maggior parte dei casi, ma se ti facessi la domanda, vi sentite tutelati, cosa mi risponderesti? Ma guarda, questo ecco, non ha niente a che fare col Covid. I fotografi hanno provato a fare delle associazioni di categoria. C'è l'AFIP, c'è il Tauvisual, ce ne sono tante che sono delle ottime associazioni. Ma i fotografi sono un po' come i falchi, sono un po' come le aquile. Difficilissimo che stiano insieme. Si possono incontrare, può capitare, ma ognuno ha il suo spazio, ognuno ha il suo territorio, il suo giro di clienti. Sono degli animali un po' particolari, ne conosco tanti, alcuni fin da ragazzo, e posso dire che sono tutti dei personaggi molto autonomi, che non chiedono niente a nessuno e che risolvono i propri problemi giorno per giorno, nei momenti di magra tirando la cinghia, nei momenti, c'è cioè il momento di fare festa del grande successo, però devo dire che è una categoria che non ha mai fatto uno sciopero, una lamentela, non ha mai chiesto Quindi veramente non c'è niente. compattezza a partire da voi stessi, è un po' Non è questo che il non c'è punto. compattezza, sono lavoratori autonomi e la loro forza è questo, ce ne fossero di più in questo mondo di persone come i fotografi che ce la fanno sempre da soli. Beh, sarebbe già uno stato più forte. Non dico che la categoria possa essere di esempio, ma lo consiglio, nel senso che l'essere umano, l'individuo autonomo, vincente da solo, è una garanzia anche per lo Stato di avere un tassello. Spero che sia contagioso, che anche lasciato a se stesso riesce comunque in qualche maniera a cavarsela. Certo, il momento è molto triste,
di fronte a una magra del genere io potrei essere costretto a ripiegare su uno studio più piccolo. In questo momento, insomma, sto facendo delle decisioni di cambiamento, anche perché l'incertezza è abbastanza crescente. Non si capisce dove finirà questo, quando finirà soprattutto questa situazione, questa emergenza, e quando si potrà tornare a lavorare in normalità. Quindi già adesso, per esempio, nel mio piccolo, taglio probabilmente il grande studio che ho e andrò a prendere uno studio più piccolo per poter monetizzare e far fronte a un'operazione, a un sistema così Certo. in crisi. E quindi farò qualche passo indietro. Non ho chiesto niente allo Stato, anche perché ho una situazione fiscale, adesso una posizione fiscale differente. Avevo chiuso la partita IVA perché completamente inaffidabile e bisogna pagare le tasse anche quando non fatturi. Scusa, Certo. è Beh, le tasse diventata ci sono scusa. sempre, quello è chiaro. Ecco, per È diventata una cosa esempio. triste. E quindi, scusa, Sì, concludo. sì, sì. E quindi proprio perché insomma siamo lavoratori autonomi al 100% e su questo penso che tutti i miei colleghi siano d'accordo, andiamo avanti da soli. Non abbiamo mai fatto elemosina. Certo, se lo Stato mi desse 300-400 euro al mese, cosa farebbe? Mi dà da mangiare e tutto il resto? Cioè, per tenere su uno studio ci vogliono ben più di 300-400 euro al mese o anche 500. Insomma, può servire a qualcosa, però è un palliativo che non risolve assolutamente la situazione, per cui io evito di chiederlo e lascio invece spazio a forse a quelle persone che sono veramente in difficoltà, che hanno una famiglia, che hanno dei figli a cui devono dare da mangiare. Io, per esempio, non ho questo problema e quindi non ho fatto la richiesta perché penso di fare un po' di sacrifici, di lasciare magari qualche soldo in più per chi ne ha urgentemente bisogno. Guarda, ti leggo questo dato, insomma, tra i tanti che comunque leggiamo tutti i giorni, l'Istat ci dice che tra giugno e ottobre, quindi si fanno un po' i conti di quello che è stato il periodo successivo al lockdown e precedente poi alle restrizioni nuove, si sono registrate riduzioni di fatturato per oltre 2/3 delle imprese. Per il 32,4% c'è a rischio addirittura la sostenibilità, qua si parla proprio di imprese del nostro territorio, di diversi settori. Il 68,4% delle imprese ha dichiarato una riduzione del fatturato, appunto come quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono numeri che fanno venire i brividi. Oltre 2/3 delle imprese hanno ridotto drasticamente il loro fatturato. Quindi, insomma, è chiaro che è un problema sociale, che lo è diventato sempre di più e quindi bisognerà necessariamente intervenire, altrimenti, insomma, la tua categoria, ma come quella di tutti, perché poi è una Tutti, catena, tutti, perché guarda. se non ci sono più soldi che girano, ovviamente Brava, è tutto. è una catena, devo dire che forse il settore che andrebbe più riguardato e aiutato sono proprio le imprese, perché in questo momento se Certo. le imprese riprendono alla grande, riprendono tutti i settori. Chiaramente, ho parlato prima degli sponsor, che sono gestiti da tutte le imprese, che cominciano a sponsorizzare di nuovo, se no è finita. Finito tutto, ma a quel punto non è finito per causa del Covid, è finito per la stupidità di chi comanda e non capisce una cosa così elementare. Assolutamente. Allora, assolutamente nel senso che bisogna intervenire, poi chiaramente purtroppo la coperta è sempre corta, ma bisogna ancora di più ottimizzare e incanalare le risorse nel modo migliore, quello è chiaro. Quando parlo di imprese, parlo di economia e non di politica, nel No, senso che la no, 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 politica assolutamente, qui la politica adesso non c'entra nulla, assolutamente, stiamo parlando proprio è un discorso prettamente economico, cioè l'economia Sì. riparte dalle imprese ed è Certo. nata dalle imprese e continua a nascere in tutti i paesi dalle imprese, che sono l'unica figura che produce veramente reddito, anche per lo Stato, per gli operai, per tutti quanti, per le tasse degli operai. Senza le imprese non c'è più niente, quindi o ripartiamo da lì, e mi dispiace che perché al governo c'è gente che la pensa diversamente, o si riparte da lì o è finito tutto veramente, ma per colpa nostra a quel punto, non possiamo dare la colpa al Covid. Diciamo che dobbiamo lavorare tutti insieme. Speriamo che ci diano un po' di benzina, però, perché altrimenti, insomma, poi La allora benzina vedi che sembra che la danno, ma poi dove la spenderanno? Hai visto Ma gli l'elenco? italiani, sì, gli italiani diciamo che hanno testa, gambe, hanno voglia di fare, però a un certo punto, come Brava. tutte le cose, bisogna poi, insomma, appunto Investire sui avere giovani, investire sui benzina. Esatto. giovani che sono il futuro di questo paese e lasciati allo sbando in un momento così potrebbe essere all'ennesima potenza un danno fra 30 anni.
Va bene, allora Alberto Mori, io ti ringrazio. Naturalmente augurandoci che questo titolo, un'intera stagione cancellata, possa trasformarsi in un'intera stagione che riparte. Speriamo bene, incrociamo le dita così Un come buon auspicio. esatto, come così speriamo possa ripartire tutto il sistema produttivo dell'Italia perché ce lo meritiamo, proprio perché sappiamo rimboccarci le maniche. Grazie per aver comunque dato il tuo Grazie contributo a questo spazio che serve a tutti per capire quello che sta accadendo. Grazie Alberto Mori, fotografo, ci risentiamo presto. a te. Grazie Emanuela, sei stata gentilissima. Ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie Grazie. Alberto Mori. Queste sono le fonti Pocket News. Vi ricordo anche che c'è nella versione flash per darvi la possibilità di intervenire se volete, raccontarci il vostro business e raccontarci la vostra esperienza. Noi siamo qui per voi. Alla prossima puntata.